questa roba dopo che avremo perfezionato tutto quello che è il programma definitivo con le novità che anche all'interno della giostra cavalleresca d'Europa ci sono. Abbiamo quest'anno puntato molto sulla comunicazione, sul marketing. Piano piano ci stiamo facendo conoscere a livello nazionale e internazionale anche su ditte. Quest'anno per la prima volta una multinazionale si è avvicinata a noi. Nel piccolo come finanziamento, però già è un buon auspicio per il futuro. Ieri è venuta una ditta di Sulmona a proporsi, cosa che fino adesso non era mai stata fatta, quindi questo per noi vuol dire veramente che piano piano stiamo entrando anche nel cuore della nostra città, nell'imprenditore, tutto quello che è l'aspetto economico della città e non solo della città ma anche della regione, a far sì che riconosca il nostro impegno e quello che effettivamente è la giostra. Veramente bellissima, dove potremo far vedere la scelta della regina. Si sa che quando si fa una scelta non... Mi fermo qua per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e quelli che sono gli spettacoli. Prima di... anche per aver rappresentato uno stato d'animo comune a tutti i borghi, a tutti i teschieri e a tutto il popolo della Svezia.